faccia da Kinder Cereali. Ciao e bentornati sul canale, oggi sono con un amico che non parla, poveretto, però ne ha passate di cose. È stato di certo anche picchiato e lo potete notare da questo buco che ha qui, perché sì, il suo viaggio è stato assolutamente pericoloso. Sto parlando del pacco da giù che mi ha mandato mio fratello che tra l'altro sarà gabbato perché gli dirò di aver aperto questo pacco in diretta con lui, ma lo sto invece aprendo in anteprima con voi, lo vedrà fra qualche mese, ma vabbè, lo gabberò ugualmente, perché questo fanno le sorelle maggiori. Fregano i fratelli minori sempre, anche a 40 anni, anche a 50, anche a 80, vi fregheremo sempre, siamo troppo avanti. Iniziamo con lo sviscerare una problematica. Ogni tanto leggo online, e dove se no, della credine riguardo al fatto del se sia giusto o meno ricevere un pacco da giù o da su in base a dove tu stia nel mondo. Sicuramente al netto dello sticazzi, però in generale quello che mi sento di dire è questo: a me il pacco da giù fa felice, non ne ho ricevuti per anni, vivevo dall'altra parte del mondo in Australia dove non poteva entrare niente, e adesso che finalmente sono in Europa, beh non ci sono più in realtà perché sono nel Regno Unito, ma adesso che sono tornata a vivere in Europa ho iniziato a ricevere più pacchi di prima e sono contenta, perché il pacco da giù o da su non è una necessità, lo sappiamo tutti ragazzi che il caffè lo puoi trovare anche al supermercato, questo è chiarissimo, il pacco da giù o da su è una coccola, e a me le coccole piacciono, a te no, pazienza, so dove puoi andare a lamentarti di questo, nell'internet dove mi dicono che livore, antipatie gratuite, maledizione, educazione, disagi mentali di varia natura vanno alla grandona, quindi vai nell'internet a sfogarti per il pacco da giù di qualcun altro. E immagina poi come ti cambierà la vita, ma da così a così, eh? Quindi decisamente io sono sicura che malgrado la cura con cui mio fratello ha scelto i prodotti da mandarmi, tante cose io avrei potuto trovarle qui, così come è stato per altri pacchi che ho ricevuto, però chi se ne frega. È una cosa bella, è un pensiero. Il pensiero di qualcuno che è lontano, che vuole farti sentire che invece c'è, che è vicino a te in qualche modo, tipo un angelo, fratello ti sto abbracciando, anche a te cognata, anche a voi nipoti. Quindi quando ho saputo che mi avrebbe mandato il pacco laggiù sono stata molto felice, ma anche un po' spaventata, perché appunto il Regno Unito ha lasciato l'Europa. Di cosa avrei voluto parlare in questo video? Di come mandare un pacco laggiù dopo la Brexit, e avrei approfittato anche del fatto di aver mandato io stessa un pacco dal Regno Unito in Italia per darvi delle dritte per farlo, perché sì, assolutamente abbiamo lasciato l'Europa, ma si può continuare a ricevere e a mandare pacchi. Il problema è stato che il mio pacco è stato rimbalzato, malgrado io avessi compilato tutta la documentazione che mi è stata fornita, UPS, che mi hanno detto essere il migliore, mi ha dato il pacco in consegna in Italia fino all'ultimo e poi ha deciso il giorno in cui l'avrebbe dovuto consegnare di rimandarlo a me. Questo dopo che per giorni io ho chiamato la loro assistenza cliente dicendo ma è tutto a posto? Quindi sono molto molto contenta di sapere che giovedì il mio pacco che avevo spedito in Italia e che in Italia era arrivato tornerà qui, da me, di nuovo, come un boomerang, che fa molto anni 90, ma ci si gioca ancora col boomerang? Non credo. Però se chiedi a un bambino degli anni 90, vi giuro che era tipo top avercelo, e io ce l'ho avuto, ero una bambina cool allora. Quindi purtroppo non ho dritte per chi vuole spedire un pacco dopo la Brexit o ricevere un pacco dopo la Brexit. Come vedete i pacchi arrivano, come vedete arrivano sgarati in questo modo qui, non so se fa parte dell'accordo che abbiamo fatto, firmato con l'Europa, può darsi. Sicuramente è possibile mandare dei pacchi, però al momento, questo mi sento di dirvi e io vi parlo dal passato e siamo a marzo, al momento, malgrado siano passati 3 mesi dall'effettiva uscita del Regno Unito a tutti gli effetti dall'Europa, mi sembra di capire leggendo online che ci siano dei passi ancora oscuri qui e lì, a volte ci sia un po' di confusione anche a livello di trasporti, dogane eccetera, su quale sia la documentazione giusta, cosa fare, cosa non fare, quindi ci sono dei casi in cui ti rimandano il pacco indietro oppure non lo so. Tengo a dire che per il pacco che ho mandato in Italia io ero pronta a pagare qualsiasi dazio doganale, non mi sarebbe importato nulla, ma certo mi ha sorpreso vedermelo rimandare indietro così senza dirmi nulla, se non che il pacco era in consegna venerdì. Quindi bando alle ciance, andiamo ad aprire il mio pacco da giù che viene fresco fresco da Roma, non ha prodotti di fresco come è stato per quello che mi hanno mandato a Natale. A Natale si poteva ancora soffrire del fatto di essere in Europa, un pacco ci metteva effettivamente 3 giorni per arrivare qui, quindi all'epoca è stato possibile mandarmi delle verdure fresche, questa volta no, questo pacco doveva arrivare in 3-5 giorni, ce ne ha messi tipo 15, è stato fermo a Parigi per un bel po', e puoi biasimarlo? Ci sarei stata anche io ferma 15 giorni a Parigi, ma non si può perché non sono un pacco, quindi sicuramente ci ha messo un sacco ad arrivare malgrado le promesse fatte in fase di spedizione, ma è qui, sgarrato, aperto e con una finezza niente male, me l'hanno consegnato così come ve lo sto mostrando malgrado ci fossero le frecce disegnate con cura da quel vergine il mio fratello, vergine del segno zodiacale, che diceva no, dovete metterlo così, e se non è stato mio fratello è stata mia cognata, che è toro ed è anche peggio. Però insomma, queste segnaletiche nel mondo dei pacchi e delle dogane
dogane, dei trasporti, non significano nulla. Quindi verranno consegnati i pacchi orientati così come viene. Non sprecatevi neanche a metterli qui. Non sprecate neanche a disegnarceli sopra. È una perdita di tempo e questo mi sembra evidente. Quindi ho deciso di aprirvelo così come me l'hanno consegnato. Capovolto. E lo apriamo mutilandolo. Bene, la classe non è acqua. Innanzitutto hanno realizzato il mio sogno da studentessa. Quando studiavo mi compravo il pan carré italiano, che non ha niente a che fare con quello che vendono qui. Per pietà non scrivetemelo neanche. Quello che vendono qui è morbidoso, super morbidone. A me non serve un pan carré super morbidone. A me serve questo qui un po' rigido, un po' tipo suoletta de scarpe. E me l'hanno mandato. Quindi grazie, a voi sembra semplicemente del pan carré. A me sembra uno dei miei vizi capitali. Il pan carré, questo è pure vegano. L'avreste mai detto? Forse anche quello a casa vostra è vegano. Ma anche questo è vegano, anche i cracheroni, le schiacciatelle. Le schiacciatelle sono un cibo felicità, secondo me. Cioè, infelicità, perché di solito le mangi tipo che stai in fila dal dottore al pronto soccorso, capito come? C'è sta la macchinetta, premi 0,85, paghi in euro e ti scende giù la schiacciatina. Però quando la mangi è buona, effettivamente. E quelle schiacciatine non le esistono, non hanno preso piede le schiacciatine, è una grande vergogna quando non esportiamo il meglio. Le schiacciatine sono il meglio, a rosmarino poi, la morte loro. Ovviamente non poteva mancare l'olio fatto in casa, non da mio fratello, ma da qualche amico suo. Non lo so dove l'ha preso, ma è una cosa fichissima. Vi devo dire la verità, non so neanche se è fatto in casa. So però che mio fratello ci tiene ad una cosa, e in questo siamo veramente diversi, 100% italiano. Se c'è sta scritto 99% italiano, a lui non gli va bene l'olio, e quindi me l'ha mandato per prendermi a schiaffi in faccia con la sua italianità, con le sue olive migliori al mondo. E io andrò a bermelo, beh, bermelo no, però insomma ci condirò le bruschette italiane. Quanta italianità in un pacco. Cosa questo? Ultimamente devo ammettere che è un periodo in cui trovo polemiche qualsiasi cosa si scriva, e a momenti si ammazzano quando ho detto che avevo bisogno dell'occhi, che mi è finito. E prima di parlare e commentare, vatti a vedere che c'è una sindrome, che sono autorizzata ad usare l'occhi. Qui ci sta la possibilità di farti prescrivere dal GP, praticamente lo stesso principio, ma il GP, che è il dottore, non te lo prescrive. Non è vita senza le friselle. Voi mi direte, sì, però se poi ci metti pomodori britannici, che so, bianchi dentro, non è la stessa cosa. Hai ragione, però ho trovato un posto italiano che mi manda le verdure italiane qui nei dintorni di Edimburgo. Quindi ho svoltato, c'ho le friselle, c'ho pomodori in frigo e si può fare. Il posto italiano si chiama Fruttivendolo, sono dei ragazzi molto simpatici, non è una marchetta, sono meritevoli. Se volete andate a fare un giro sul loro sito. Io non mangio cioccolata, che la cioccolata non mi piace. Non posso dire lo stesso di mio marito, che ha espressamente chiesto i Kinder cereali. I Kinder cereali mi sembra che si chiamino all'estero Kinder Country o qualcosa del genere, ma qui non so se non l'ho mai visti o se ci sono solo occasionalmente. Comunque lui li ha chiesti e li ha ottenuti. Faccia da Kinder cereali. C'è una cosa che ho imparato vivendo all'estero ed è quanto siamo simili ai polacchi per quanto riguarda non tanto le tradizioni, che sinceramente non conosco nello specifico, ma l'amore per la cucina. Siamo assolutamente simili ai polacchi. E infatti i negozi polacchi è dove io vado di solito a comprare il pan grattato, in questo caso italico. Lo trovi anche nei grandi supermercati qui, ma di solito è un pan grattato un po' spesso, no? Che funziona più forse per lo stuffing, per fare i ripieni, che per quelle cose che ci vorrei fare io, che è soltanto una panatura. E quindi grazie del pan grattato, è una cosa che uso molto in cucina, quindi sono contenta di avere il pan grattato italico. Adesso ho paura di scartare questo, sarà un altro olio immagino. No, ma metticelo uno strato di plastica, mi raccomando. Ma l'hai letto? Ma l'hai visto il video in cui dico che cerco di essere green? Ma l'hai visto? No, non l'hai visto, manco quello sulla coppetta mi hai detto. Ma vattene a vedere. Ok, vi dovete fidare, è un olio biologico. Metto la mano sul fuoco che sia 100% di olive italiane. Mio marito, se può, fa venire il diabete, perché è un'altra scatola di questi cosi. E questi sono sempre per mio marito, perché io amo soltanto o l'acqua o il vino o la birra. Insomma, ho questi tre caposaldi quando si tratta di drink, ma preferisco l'acqua. Ed è i succhi di frutta. I succhi di frutta qui ci sono, non è facilissimo trovarli non da concentrato, che secondo me è una cosa proprio immonda, però tanto non li bevo, quindi problema risolto. Ma soprattutto l'albicocca. L'albicocca non esiste nei nostri succhi di frutta qui in UK. Quindi mio marito ha detto: mandatemi il succo d'albicocca, ed eccolo qui. Altro succo d'albicocca, altro pan grattato. Tra l'altro la famiglia di mio fratello cucina tantissimo. Mio fratello cucina tantissimo, e quindi poi io con due pan grattati non so cosa ci farò, ma farò la più grande cotoletta vegana alla milanese del mondo. Farò in quel modo lì, non so come fare altrimenti. Vabbè, me sta a prendere per culo. Sono tre. Questa è una cavolata, però ci sono dei cibi che tu dici, vabbè, è solo un cibo, no? Che però ti fanno venire un po' le lacrime agli occhi, non so perché, ma le tabù, le liquirizie dure, tipo mi fanno questo effetto qui. Adesso l'ho presa in mano e soltanto sentendo la scatolina di metallo contro le mani, sentendo il rumore, no? Mi ha riportato alla mia infanzia, non che ne mangiassi chissà quante, però ecco,
Le tabù mi piacciono un sacco e grazie fratello, sono buonissime. Ah, ancora zucchine frutta. Ecco, per esempio, i funghi porcini si trovano qui, assolutamente. Non so se siano di qualità identica a quella italiana, però so che secchi si trovano, però apprezzo moltissimo questi funghi porcini perché ne mangio continuamente, quindi grazie. Ma questo è pazzo. È pazzo. Pensavo fosse un tagliere, non lo è. Ma cos'è? Ma non so. Ma non sapevo neanche se esistesse questa cosa. C'è scritto caponata maxi tipo 00. Caponata innanzitutto per me è la peperonata fatta senza peperoni, tipo, ok? Ma è una frisella gigante. Persone che vivono nelle regioni italiane, di che regione è questo coso qui? Non l'ho mai visto, ma sembra buonissimo. Cioè, ti viene voglia di addentarlo. Secondo me è tipo una frisella, vero? Io e mio fratello ci chiamiamo Aurello e Tella. E con mia cognata siamo Gnata e Gnato, che è intercambiabile però. Ma soprattutto mio fratello mi chiama Mer. Da quando ho lasciato l'Italia e quindi mi ha mandato uno sticker, un set di stickers di merde. Grazie, a buon rendere, te lo rimando indietro, un grande vaffan. Per la felicità di mio marito che è un legumaro, esiste questa parola, le lenticchie qui ci sono soprattutto, a me piacciono quelle rosse, che vengono più pastose e più morbide, diciamo, rispetto a queste qui nostre, che sono ottime, quindi grazie, apprezzatissimo. Non ci voglio credere, un altro! Borlotti, tra l'altro l'altro giorno stavamo da Waitrose, che è un supermercato che costa una cifra soltanto per persone agiate di una certa età, e notavamo come non ci fossero, malgrado il supermercato fosse di quelli più grandi, quelli grandi, e non ci fossero i legumi secchi, perché qui è tutto in scatola. Non vi mettete a scrivere, beh, ma si trovano da sì, certo ogni tanto li trovi, però in un grande supermercato è strano per un italiano vedere che non ci siano i prodotti secchi quando si tratta di legumi, avevano soltanto le lenticchie. Caralli, anche questi qui, veganelli, veganelli. Ci sono un sacco di cose che io dico, forse non le posso mangiare, e poi dico, sono vegane, cioè sono nate vegane, non le fanno vegane per noi, e quindi evviva, sono molto molto contenta. Grazie pugliesi per averci regalato i taralli. Altri fagioli e altre lenticchie, altri taralli, poi le olive nere di forno. Le olive nere di forno sono buonissime e io le amo. Poi non so se siano una tradizione romana, diciamo, fatte al forno, non lo so. Non mi odiate, però soltanto che a me ricordano un sacco Roma, mi ricordano un sacco nonna, il mercato, e quindi olive nere di forno, ma provate. E non poteva mancare un altro sticker sulla mer. Altro pan carré, apprezzatissimo. Pensa che era un periodo che non mi attiravano più i carboidrati, devo ricominciare. Poke coffee, i poke coffee sono buoni, buonissimi. Però non sono vegani. Ho appena letto, però non sono vegani. Però sono buonissimi, veramente. Poi non so perché qui ci sono i Ferrero Rocher, ci sono i baci Perugina pure. Però i poke coffee no. Ma i poke coffee è una genialata, ragazzi. Dovremmo essere orgogliosi di aver inventato i poke coffee. In Italia mi hanno svoltato certe giornate in ufficio con levati. Questa è un'altra di quelle cose che secondo me fa storcere il naso a un sacco di gente, ma l'aceto di vino rosso è ottimo in Italia, cioè è veramente buono. Qui trovo quello bianco e credo anche forse quello rosso, però c'ha un altro sapore, un'altra acidità, quindi gliel'avevo chiesto io personalmente. Mi mandi l'aceto! Ci potrò tornare a fare uno dei miei piatti preferiti, facilissimo da fare, dovrei farvi un tutorial, che sono le patate lesse con l'aceto. Tutorial is coming! Questi invece sono i pomodori secchi. Io pomodori secchi li mangio, però li mangio già nella scatolina praticamente, cioè li mangio già quando sono stati sott'olio e ti vendono il barattolo. Mio fratello ha detto no, te li mando secchi, poi te li fai tu, è bellissimo. Non lo so, mi farò spiegare da lui come si fa, e quindi ho già messo da parte un barattolo, lo farò, li metterò sott'olio io, ma per la prima volta non l'ho mai fatta sta cosa. Vi farò vedere come vengono su Instagram probabilmente, oppure morirò di botulino o qualcosa del genere. In quel caso ricordatemi, per non sapere né leggere né scrivere mi ha mandato due pacchi di pomodori secchi, ma soprattutto c'erano ancora un poke coffee e le tabù, che sono, vabbè, il rumore mi fa felice, che vi devo dire. E il pacco è finito. È finito, per davvero. C'era anche però questo prezioso pezzo di polistirolo, uno di numero, per cercare di tenere, non so, fermo il pacco. Il pacco tra l'altro mio fratello l'ha spedito con FedEx, però non ho capito bene come sia andata. Lui ha portato i prodotti e lo hanno imbustato loro, quindi i tipi di FedEx hanno deciso che con questo chicco di polistirolo il mio pacco sarebbe stato al sicuro. Ma sbagliavano, perché se avete visto prima era stato accoltellato da qualcuno e sfregiato durante il trasporto. Si saranno fregati qualcosa? Possibile, ma non le mie tabù. Quindi direi che siamo arrivati alla fine del pacco e alla fine del video. Mi ha emozionato molto ricevere questa piccola coccola da giù. So che gli manco, so che mi mancano, e li ringrazio tantissimo per averci pensato e mandato questo pacco fin quassù. Grazie, gli voglio tanto bene, non vedo l'ora di rivederli presto in Italia, chissà quando. E quindi magari oggi, se potete, se stai guardando questo video, potresti fare qualcosa di carino per qualcuno che è un po' lontano da te, non necessariamente geograficamente, per farlo un po' felice in queste giornate che sono routine ormai, ma anche un po' di
difficili, a volte basta semplicemente una tabù per far felice qualcuno, quindi provaci. Quindi niente, vado a rimettere tutto nel pacco, farò finta di scartarlo in diretta con mio fratello tra poco, insieme a mio marito e a mia cognata e ai nipoti. Fingerò bellissimo perché sono praticamente un'attrice ormai. Lasciate un commento che non sia la gabonata se trova pure a Edimburgo, perché intanto non è vero. E due, non è questo il punto, l'abbiamo detto. Iscrivetevi al canale se vi piace, tornate qui mercoledì prossimo perché ci sarà un nuovo video. E nel frattempo potete trovarmi su Facebook, Instagram, Pinterest e ho anche un mercatino su Etsy, che vendo su Etsy le mie stampe digitali, che vuol dire che io ci metto i file digitali, voi ve lo stampate e li regalate. E costano una lira, due lire, cinque lire. Andate a dare un'occhiata, mi chiamo, indovina un po', faccio come mi pare. Ciao, a mercoledì!